Presa degli allenamenti dopo la partita con Ravenna per parlare con Donald Sugio, prima di Maseik però torniamo indietro, parliamo della partita proprio con Ravenna, un bel 3-0 nel segno dell'attacco, segno evidente che ha funzionato la ricezione, soprattutto che tu hai fatto una gran partita, ma questo non lo dicono solo le statistiche. No, va bene, le statistiche lo dicono questa, ma era una bella prova della squadra, eravamo tutti concentrati al nostro lavoro, alla nostra partita, non stavamo pensando del Maseik. Tutti, sai, pensavamo tutti da questa partita contro la Ravenna di giocare il miglior uh, pallavolo possibile come un gruppo, di migliorare certe cose che abbiamo lavorato un po' durante la settimana. e sai, Era una grande prova perché ci serve tanto adesso che arrivano anche altre partite più importanti. L'impressione è che la pausa natalizia vi abbia tolto qualcosa, se non altro un po' di ritmo, col fatto di giocare poi ogni tre giorni. La Tina Masic l'avete ritrovato e l'avete dimostrato ieri. Sì, è sempre quando ti fermi tre settimane, e dopo anche due giocatori importanti che erano fuori, hanno giocato tante partite, come Zezzo e Alex Ferrera, sai, ti fermi un po' il ritmo, il gruppo e ti metti un, un, un attimo di, di prendere il ritmo che avevamo prima. È giusto così. Abbiamo sofferto contro Verona, abbiamo visto e da lì sai, abbiamo imparato in fretta che dobbiamo fare di chiudere il set e, al e altre partite abbiamo fatto a, a, a Latina un gran prova di del gruppo che eravamo sotto, eravamo sopra però, però abbiamo chiuso 3 a 1, eh, dopo anche a Masei un'altra prova importante che era difficile e così un è, un è, un bel è un bel segno di questa squadra che sta crescendo adesso nella seconda fase del campionato Ancora. Okay. Che stiamo crescendo e stiamo migliorando tanto. È normale che un palleggiatore trovi migliore intesa nel corso della stagione con i propri attaccanti, però mi è sembrato di vedere che con i centrali e con gli schiacciatori di posto 4 in particolar modo è stato fatto un bel passo in avanti. Sai, ogni partita è diverso, sai, anche noi avevamo una schema ieri sera contro di loro, ha funzionato bene, sai, i loro centrali saltavano poco in centro, eh, io. Sempre cerco di sfruttare il, mio, il, il miglior possibile soluzione per i nostri attaccanti contro le altre squadre a muro, così ogni partita è diversa. Qualche volta funziona i centrali e i posti quattro, qualche volta funziona molto bene Zezzo che è sempre un giocatore importante per noi, però partite co così andavano bene a tutti. E, sai, io ero tranquillo, gli attaccanti erano in forma, così anche il mio lavoro era un, un po' più facile. Parlando invece adesso della Champions League, eh, parlando di Champions League, viene sempre naturale farlo con te perché tu l'hai detto all'inizio stagione: la Final Four è uno dei tuoi grandi obiettivi, non l'hai mai giocata, e quindi il passaggio con che è importante: molto importante, molto importante perché sai, loro vengono qua a carichi, non hanno niente, sai, devono giocare forte, mettono tutto per, uh, per vincere la partita contro di, di noi, sarà molto difficile, noi adesso da oggi ci, cioè, ci vediamo un po' di video, vediamo che possiamo fare meglio di settimana fa e dobbiamo passare il turno, basta lì, dobbiamo passare questo turno e uh, per me è un gran sogno di arrivare a Final Four e faccio tutto possibile per arrivare lì. Ti aspetti qualcosa di diverso rispetto alla partita d'andata dai tuoi avversari? Giocheranno in maniera diversa per cercare di sorprendervi? Ma secondo me, sai, loro magari battono un po' più forte, magari fanno un'altra scelta a un muro. Solo questa noi dobbiamo giocare meglio. Secondo me, dobbiamo, dobbiamo migliorare due o tre cose che non abbiamo fatto tanto bene la ultima partita lì. E così, se giochiamo al nostro livello, sarà una, una bella partita. Hai detto qualcosa, Menzel? Ah, ha pagato la birra dopo la primo sessione. Sì. Anche perché ti ha tirato una pallonata. <ride> sì, ha preso male, sai, fortunatamente, sai, io, io ero lì, ho visto la pipe, però lui ha preso male con le mani, non è un bel gesto di andare sotto così, però ci succede a tutti. E, dopo la partita lui ha comprato due o tre birre, siamo, siamo rimasti amici. Allora è andato meglio così? Sì, 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 meglio così. Magari facciamo anche mercoledì.